Conoscere Girgenti, la nuova iniziativa culturale istituzionale del Comune, ha preso avvio proprio questa mattina, su idea dell'assessore al centro storico Nino Amato, con la stretta collaborazione del professor Elio Di Bella. Il percorso è stato svolto principalmente nelle zone del Rabato, alla scoperta della storia del santuario dell'Addolorata, dei cortili della via Garibaldi e giungendo come tappa ricreativa, ma al tempo stesso formativa, presso l'Istituto di Santa Marta delle Suore Salesiane. A seguire il percorso giunge in centro città, dove al Palazzo dei Giganti Nenè Sciortino ha accolto i ragazzi con filastrocche cantate e a seguire al Palazzo dei Filippini per conoscere la storia dei pupi siciliani. L'intero percorso ha avuto fine presso l'Accademia delle Belle Arti del dottor Alfredo Prado. E mi fa piacere che quest'attività, questo progetto che state svolgendo con le scuole medie si concluda qui al Centro Storico di Agrigento nella sede dell'Accademia di Belle Arti. L'Accademia è un istituto universitario e molti non lo conoscono. Questo palazzo era un palazzo fatiscente che è stato ristrutturato a spese dell'Accademia ed è in affitto di proprietà del Comune. Abbiamo allievi diplomati non solo italiani ma anche stranieri, abbiamo un gruppo di ragazzi cinesi. E il corso di studi è triennale, laurea triennale, poi c'è la specialistica con altri 2 anni. È importante che i ragazzi conoscano il centro storico e attraverso i ragazzi lo conoscono anche le famiglie, perché l'educazione culturale deve avvenire anche alle famiglie tramite gli allievi, tramite gli alunni. Devo dire che vedere le vie dal centro storico morente, questo lo dico con una ferita nel cuore. Vedere le vie del centro storico che muore, animato così di colpo da questa miriade di ragazzini che con loro vociare hanno fatto affacciare dalle finestre tanti vecchietti, è stata veramente una bellissima mattinata che spero che questa esperienza venga ripetuta. Quantomeno confido in quelle che sono le aspettative dell'assessore Nino Amato, si prefigge di ripetere queste cose a manetta, proprio far conoscere il centro storico, le nostre radici ai giovani che non sanno cos'è la Via Oblati, non sanno cos'è il seminario e tutte le bellezze e anche le bruttezze che ci sono purtroppo nel centro storico. Rita Di Bella, questa sicuramente la prima di una lunga serie? Sì, sicuramente. Intanto è un'esperienza che mi ha toccata profondamente perché anche se io appartengo a una generazione del passato che in parte ha vissuto queste strade e è la nostra storia di Agrigento. Diciamo che mi ha emozionato perché è come se il centro storico e la nostra storia del passato fosse un parente che non c'è più, ma che è vivo nei nostri ricordi e che come un parente che non c'è più deve rimanere la memoria, il ricordo anche di cose negative che fanno parte della nostra storia e che deve essere rimandato e trasferito alle generazioni.